Un saluto a tutti gli amici di Gold Detectors Italia. Oggi vi voglio presentare un nuovo prodotto per la ricerca dell'oro alluvionale. È la canaletta tattica Spartan, prodotta artigianalmente da Manufatti Gold Hunter. Ogni canaletta è realizzata con una cura dei dettagli e del materiale assoluta. Per fare un esempio, la struttura è in acciaio zincato al posto di alluminio, come di solito si trovano realizzate le altre canalette commerciali. È tattica perché? Perché possiamo semplicemente separarla in modo da poterla zainare comodamente e una volta arrivati sul posto basterà inserire due viti e due galletti per ricomporre la struttura ed essere subito operativi. Adesso vediamo come lavora questa canaletta Spartan. È formata da un tappeto mille righe d'ingresso, dove noi andremo a sversare a circa 5 cm dall'ingresso della corrente dell'acqua il materiale da raffinare. Cosa succede? Con la corrente, a circa metà del mille righe si formerà una V o nel caso ottimale una X ed è proprio in questa zona qui centrale che troveremo il deposito maggiore di eventuale materiale aurifero. Le piccole particelle che potrebbero scappare da questa zona qui corrono e vengono intrappolate da questa V prima del saltino. Qui possiamo trovare ancora del materiale aurifero. L'acqua farà fare al materiale saltino e andiamo nel miner moss, o detto in italiano tappeto del minatore. Qui nella prima parte, però solo nella prima parte, potremmo ancora trovare del materiale depositato interessante. Poi man mano verso l'uscita troveremo semplicemente il materiale di raffinazione che man mano va verso l'uscita. Se dovessimo trovare però del materiale aurifero anche in questo piccolo canale prima dell'uscita vera e propria verso il torrente, allora se troviamo il materiale qui vuol dire che stiamo utilizzando la canaletta però in maniera non ottimale, perché il deposito maggiore si deve avere nella parte centrale del mille righe, in questa zona prima del saltino ed eventualmente nella prima parte del miner moss. La canaletta, consiglio di piazzare la canaletta in questo modo. Allora, va posizionata su un flusso d'acqua di circa 2,5 metri al secondo, possibilmente, e l'altezza dell'acqua nella canaletta, nelle sponde della canaletta, dovrebbe essere intorno ai 2-3 centimetri. L'inclinazione consigliata è di circa 19 gradi per avere la massima efficienza. Aiutare a sversare il materiale da raffinare correttamente nella prima parte, che è una fase molto molto importante per la raffinazione stessa di tutto il prodotto, esiste anche un imbuto creato appositamente. Questo è un accessorio aggiuntivo alla canaletta che va posizionato all'ingresso e questo fa in modo che il materiale venga sversato nel modo più corretto possibile all'interno della canaletta e del mille righe. Questa canaletta certamente aiuta a raffinare il materiale in modo molto più veloce rispetto al classico sistema di battea classica e certamente darà dei buoni risultati. Chiaramente se il fiume ha dell'oro alluvionale, perché se il fiume non ha le caratteristiche
essere papabile al nobile metallo, chiaramente non troveremmo depositato nulla. Questo però sta a voi, cercare il luogo e raffinare quanto più materiale possibile per recuperare oro. Detto questo, buona ricerca, tante belle pepite e alla prossima. Ciao! Allora, ben trovati a tutti quanti da Sergio del Dunker, qui siamo sul fiume Ticino e come vedete abbiamo la nostra bella Spartan al lavoro in acqua. Questa è la mia, la numero 23, modello 2017-2018. Andiamo a vedere un attimo come si comporta e come si lavora con la Spartan in acqua. Ora, come vedete, passate già un po' di secchi e trattiene già del materiale, che è la bella scaglietta già trattenuta. Il resto, quello che per effetto vela passa avanti, dopo il saltino si ferma successivamente tutto quanto dopo il minor moss. Nel minor moss difficilmente andremo a trovare dell'oro, del materiale importante nell'ultima sezione del minor moss. Solitamente la troveremo sempre nella prima sezione. Andiamo a prendere qualche palettata di fino, andiamo un attimino a sversare in canaletta, vediamo il comportamento, vediamo che sia un pochino libera e pulita questa linea prima del saltino e così possiamo procedere alla palettata successiva. Mano a mano e controllare insomma il tutto. Ok, canaletta l'ho montata stamattina, l'ho portata nel mio zainetto, l'ho montata stamattina con tutta la sua bella maniglia, adesso rimane piegata e basta. Dopo più tardi la tiro su, la pulisco, la smonto, la piego e me la rimetto nello zaino e la porto a casa. Questa, ragazzi, signori, è la Gold Hunter Spartan, canaletta tattica per la ricerca di oro alluvionale, al lavoro in alto. Come vedete è un'inclinazione non eccessiva, ovviamente non troppo, oltre i 19 gradi. Ho potuto immergere leggermente la punta in acqua perché essendo compatta non mi fa avere ritorni di corrente in canaletta. Infatti, come vedete, il ritorno di corrente è esterno e non è in canaletto. Una buona corrente, lavora bene, forse un po' troppo sostenuta, ma va benissimo. Quindi abbiamo due dita d'acqua d'altezza all'ingresso e sopra il Miner Moss un dito d'acqua perché la linea dell'acqua si abbassa e aumenta la capacità di trattenimento da parte appunto del muscolo minatore.